Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è intervenuto a Bruxelles per chiedere che sia rafforzata la politica di coesione in Europa, unico rimedio, ha detto, per combattere le disuguaglianze e garantire un futuro ai fondi europei minacciati dalla scarsa solidarietà tra i paesi dell'Unione. L'occasione dell'intervento è stata Cohesion Alliance, iniziativa promossa dalla Commissione europea e dal Comitato delle Regioni. Il presidente toscano, primo firmatario di una petizione a favore della politica di coesione, è intervenuto in rappresentanza della conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. In gioco, ha ricordato, ci sono settori chiave per il futuro europeo. Un'Europa che è solo mercato e capitali non è l'Europa. Ha bisogno di politiche di coesione, io direi sempre più forti, proprio in tempi di crisi, perché ai soliti effetti che il mercato produce, la crisi ne ha aggiunti altri. Disoccupazione, disparità, diseguaglianze, problemi per il lavoro, per i giovani in modo particolare. Tra gli obiettivi delle politiche di coesione anche formazione sociale, agricoltura e le misure per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici come la siccità, che in Toscana in particolare mette a rischio reddito ed equilibrio ambientale. Da qui, ha detto il presidente toscano, la necessità di integrare le risorse europee con altri fondi, come quelli legati alla ricerca, e di concentrare le risorse della coesione su alcune aree di intervento, come impresa, lavoro, ricerca e opere pubbliche. Le politiche di coesione riguardano gli investimenti, soprattutto gli aiuti agli investimenti pubblici nelle aree più deboli dell'Europa per predisporre condizioni favorevoli all'attrazione di investimenti, allo sviluppo, alla crescita. Si tratta di politiche che finanziano la ricerca, l'innovazione nel mondo dell'impresa, si tratta di politiche che finanziano gli obiettivi ambientali 20-20-20 di riduzione della produzione di energia da fossili. Eventi come la Brexit destano molte preoccupazioni per l'impatto che rischiano di avere sul futuro del bilancio europeo. Anche da questa preoccupazione, ha detto Rossi, nasce il contributo toscano alla causa della coesione.